In cosa consiste questo rebranding e da che cosa è motivato? Oggi cambiamo da Siemens Enterprise Communication a Unify per dare un chiaro messaggio al mercato di dove vogliamo posizionarsi in questo frizzante mercato delle telecomunicazioni, un mercato che si sposta sempre di più verso le applicazioni, un mercato che deve mettere ordine alle diverse modalità di comunicare e come molti di noi oggi comunicano in diverso modo, utilizzando diverse modalità, dal video, l'audio, alle conferenze, ai vari modelli di messaging, e per un'azienda sicuramente c'è bisogno di un partner come Unify che è in grado che gli metta ordine in questa modalità di comunicazione, perché spesso e volentieri perde traccia. Quindi da Unify, insieme al lancio del marchio Unify, lanciamo una piattaforma, un'applicazione che dà la risposta alle aziende per dare armonia e armonizzare tutti i vari processi di comunicazione. A livello di comunicazione, come vi muoverete, come si è mossa la Siemens in queste settimane di pre-lancio? Beh, a livello di comunicazione c'è stato veramente un tantam e un lavoro nei mesi precedenti di teasing, di iniziare a preparare il mercato a questo importante cambio, perché sicuramente è importante cambio. Quindi lanciando sul mercato dei piccoli segnali, dei piccoli colori di come stava trasformandosi il nostro logo, il nostro marchio, e per poi arrivare alla giornata di ieri del 15 ottobre 2013. Come proseguirà questo? Cioè, sicuramente gli eventi come l'incontro con i giornalisti sono eventi che oggi si stanno diffondendo e stiamo facendo in tutto il mondo più o meno nello stesso giorno, quindi riprese sui vari riviste settoriali e sui vari media, diversi media, ma soprattutto è un mondo oggi social, è un mondo che comunica social, è un mondo di comunicazione, come mondo di comunicazione diverso per quanto riguarda la telefonia, è anche un mondo diverso per quanto riguarda le comunicazioni. Social vuol dire LinkedIn, vuol dire Facebook, vuol dire Twitter, vuol dire utilizzare quei canali dove i nostri clienti ci possono dare anche un ritorno molto immediato del feedback sulla nostra azienda. E ieri si è scatenato veramente un tantam mediatico, virtuale, enorme, dove ha visto come corpo centrale uno streaming, cosa che era magari impensabile qualche tempo fa, e ha connesso qualche milione di persone. Da quando sarà disponibile la nuova applicazione? La nuova applicazione avremo la beta quindi la beta release viene definita entro la fine di quest'anno, e a metà del prossimo anno sarà disponibile per la vendita. Su quali settori spingerà maggiormente la comunicazione per questo rebranding? Allora, io credo che da un lato bisogna considerare quello che oggi sono i nostri clienti. Noi siamo un'azienda molto posizionata sul settore pubblico, abbiamo direi sostanzialmente il 60% del nostro business lo facciamo sul settore pubblico e il 40% nel settore privato. Quindi questo è un elemento da considerare indubbiamente nella comunicazione. Poi, per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare, è chiaro che andando verso un settore privato l'utilizzo di strumenti online piuttosto che testate di business ha un certo valore. Dall'altra parte, andare verso il settore pubblico, ad esempio, è importante partecipare a una serie di eventi, forum PA piuttosto che altre realtà che sono specifiche di quel settore. Quindi direi, noi macroscopicamente in termini di attività all'interno del nostro marketing plan abbiamo definito un 40% per quanto riguarda le attività di marketing, un 40% per quanto riguarda le attività di comunicazione. All'interno di questo 40% della parte di comunicazione direi che probabilmente sarà nuovamente un 50-50 tra online, quindi strumenti social media, piuttosto che tradizionali cartacei o di settore, piuttosto che economico. Il 40% del marketing è sostanzialmente eventi che noi facciamo per organizzare, per arrivare a contattare i nostri clienti, per permettere al nostro management di incontrare, discutere, confrontarsi con il top management dei nostri clienti. Noi annualmente facciamo alcuni eventi in cui coinvolgiamo sia clienti privati che pubblici, e dall'altra parte con i nostri partner, perché noi seguiamo circa 500 clienti direttamente, ma tutto il resto del mercato lo seguiamo con un centinaio di partner, e qui la criticità è, da un lato, la relazione con il partner, e dall'altra parte supportare quei partner che si muovono con iniziative sul settore, sul loro territorio, supportarli nelle attività che loro fanno.
E a livello di budget invece quale percentuale sarà destinata alla comunicazione? Direi macroscopicamente un 40%. Noi stiamo cominciando a impostare con MSL dove andare, che cosa fare. L'azienda è partita a livello mondiale con 4 paesi da oggi come attività di comunicazione: Inghilterra, Stati Uniti, Germania e Brasile. Noi abbiamo allocato una certa quota di denaro per fare queste attività. Con MSL adesso andiamo a pianificare le attività e probabilmente a partire da gennaio-febbraio metteremo in piedi questo tipo di attività. Come mai questo ritardo in Italia rispetto a questi altri 4 paesi? È un elemento di priorità. L'azienda decide di allocare inizialmente su questi 4 paesi, sono i 4 paesi che all'interno della nostra azienda portano più ricavi e quindi ha deciso di dare priorità dopo il lancio della comunicazione su questi 4 paesi, anche per un'attività di learning, di capire le reazioni, individuare dei feedback, e poi a partire dall'inizio del 2014 andremo nelle altre local company. È un discorso di priorità di allocazione degli investimenti che ragionevolmente, secondo me, soprattutto in questo particolare momento di crisi economica, è ragione. Però insomma, per noi è ovvio, fondamentale il nostro paese, quindi sicuramente spingeremo per la promozione di questi elementi di innovazione sia come azienda che come offerta anche sul nostro mercato.